qualcosa che stavamo aspettando ormai da diverso tempo, e finalmente anche questi cambiamenti di roster sembrano dare un po' i loro frutti. Dardo che tira fuori un'altra di queste performance veramente solide delle sue, quelle performance che ti ricordano perché è uno dei jungler più anche ricercati per molto tempo nel panorama nordamericano. Il motivo per cui ha cambiato così anche tanti team, è sempre stato quel giocatore anche, che anche se non trova successo, i team sono sempre disposti a dargli un'opportunità, ed è per partite come questa. Sono estasiato, un bel game, molto bravi Dignitas e non, stavo per dire mi duole ammetterlo, ma in realtà non mi duole, però devo ammettere non ho visto veramente sbavature da parte loro. È un match che anche cercando, sì ok, nel pelo dell'uovo, non lo so, forse avrebbero potuto cercare di contendere un po' di più in primo messaggero, ma tolto questo non vedo altre grosse sbavature da parte loro. È una di quelle partite che forse è la critica più grande che puoi fare, o meglio, il modo in cui puoi uscirne un pochino più dubitante da una performance del genere è: beh, non hanno veramente avuto una grandissima opposizione, perché gli Immortals Vero? molti obiettivi li hanno proprio concessi. Il fatto Sì. che siano riusciti ad arrivare a quel quarto drago in maniera quasi indisturbata, fightando soltanto per praticamente il Del terzo, secondo ed è drago io stato neanche un me ne ero fight accorto. minimo. Arrivati a quel quarto, ci hanno un po' provato gli Immortals, ma Era già tardi. quel vantaggio preesistente, già anche il modo in cui hanno svolto il teamfight in maniera molto pulita e Dignitas, giocando bene le loro carte, giocando bene le loro risorse, ha garantito quell'anima e l'uccisione finale. E come stavo dicendo prima di venire interrotto un po' dal fight finale, è che appunto l'unica cosa che forse si può, l'unica colpa che si può imputare agli Immortals è che quando ti trovi lì appunto a essere indeciso se contestare il drago o non farlo, fai una scelta: o vai e lo contesti oppure non lo contesti ma te ne vai, e in quel caso hanno fatto niente e gli avversari hanno preso il drago e poi hanno pure vinto un fight, che è chiaramente una cosa un Sì. pochino Sì, sgradevole da vedere. più che altro una volta che hai trovato Darduk, perché alla fine quello è stato il vero ultimo teamfight, dove per l'appunto contesa l'ultimo drago, trovano il jungler nemico dei Dignitas e allora forse era il momento di retrocedere, almeno qualche secondo. E invece no, Xmity si fa forse anche troppo avanti e coraggioso per come erano rimasti. Magari con la Suprema stessa utilizzata, c'era ancora qualche altra piccola Suprema utilizzabile, era una strettoia, potevano fare qualcosa, ma qui ovviamente più lode ai Dignitas che agli Immortals. Per gli Immortals, per appunto, da imputare il fatto di voler rimanere lì a contestare quando ormai erano senza il jungler nemico. Caccia si erano già loro sono stati bravi ad autocacciarsi, se ne sono andati via, hanno riassettato tutto e poi sono tornati alla carica. E questa sconfitta è anche un po' una doccia fredda per gli Immortals, che si erano visti sfuggire quelle due vittorie contro avversari anche da alte classifiche, invece adesso vanno a perdere contro l'unico team che era Già. ancora sotto di loro, e adesso si trovano al loro pari. Ma in ogni caso procediamo verso quello che è il secondo match. FlyQuest al lato blu side, 100 Thieves al lato red side. Questa è una partita fondamentale, anche perché adesso gli 100 Thieves devono iniziare un pochino a penare, perché adesso non Già. soltanto gli Immortals ma anche i Diggs sono tornati in carreggiata. Perdere questo match vuol dire poi questa sera e l'indomani rischiare di essere recuperati addirittura da uno di questi due team. Già, assolutamente, per gli 100 Thieves questa è una partita molto importante, anche perché significa dare un po' di senso a questi cambiamenti roster che hanno effettuato. Li abbiamo visti cambiare due giocatori, è arrivato Contrax, sono arrivato Pum dal roster dell'Academy, e questi sono i cambiamenti che gli 100 Thieves comunque hanno fatto per rimanere competitivi, per cercare di raggiungere alla fine dello split il mondiale. E hai fatto questi cambiamenti, l'unica vittoria che sei riuscito a trovare è contro i Dignitas. Dignitas che hanno appena vinto, dimostrandosi anche più forti di Già. quanto li abbiamo visti finora. Quindi c'è bisogno di trovare vittorie e c'è bisogno di trovarle altrove. I FlyQuest certo non sono un avversario facile, perché sembrano essere uno di quei team che può lottare per la vetta, però sono anche uno di quei team che ha avuto forse le sconfitte un pochino più inaspettate, come quella contro gli stessi Golden Guardians, che non ti aspetteresti da un team che deve contestare per quella seconda o terza posizione. Sì, anche perché erano partiti molto bene, alla fine sono state più le vittorie che le sconfitte a raggiungerli, soprattutto le ultime due. Detto questo però partiamo con un Kalista set per gli 100 Thieves ancora una volta. Cody Sun riprova, ripropone questa Kalista, uno dei pochi utilizzatori di Kalista all'interno del circuito nordamericano. FlyQuest interessante, oh Santorin, mi piace questa scelta. Power Evolve va subito dritto per dritto verso questo Orianna, questo mi fa già pensare qualcosa, c'è un piano attorno, altrimenti Power Evolve si sarebbe appoggiato anche a qualcos'altro. Sì, forse perché tra i campioni un po' nelle corde di Power Evil, tra tutti questi maghi o comunque campioni dall'alto scaling in corsia centrale, una volta che vuoi andare verso uno stile di
jungler un pochino più incentrato sul carry come questo Olaf. Orianna è forse il campione che permette meglio di supportare quello stile di jungler. Con Azir non puoi fare le stesse cose, puoi mettere uno scudo, la sfera direttamente, così appunto puoi velocizzarlo, puoi scudarlo, puoi proteggerlo, assistere in questi scontri, qualcosa che tipicamente vedresti ha un ruolo come una Karma alla corsia centrale. Ma sappiamo che Power Weevil ama essere il carry di questa squadra, quindi quello scaling, quel potenziale da mago di controllo non è disposto a lasciarlo. Questo però vuol dire comunque dare una certa responsabilità a Santorin per quello che è l'early e poi la transizione sul mid e late game da parte di FlyQuest. E Santorin purtroppo alcune volte, nonostante anche dei buoni inizi con dei pick aggressivi, alcune volte fa ancora l'errore di ritrarsi, di aspettare, ma con dei pick del genere poi perdi anche un po' di efficienza e utilità, e ti viene da pensare che forse sarebbe stato meglio partire fin da subito con un jungler che poi magari ottiene la sua massima performance verso il late game. Sì, vedremo un pochino come è comunque un cambiamento, sono contento da come Santorin si stia approcciando a questo Summer Split. Vediamo un pochino come si svolge appunto questo early game, anche perché voglio vedere anche quale sarà la selezione. Ok. Per l'appunto volevo vedere quale sarebbe stato un po' anche lo stile della giungla degli Under Thieves. Con questa Nidalee c'è aggressione fin da subito. Mi piace, vedo un bel po' di lance che volano già in questo team. una bella aggressione. Ora, sarà interessante vedere come Contrax vuole giocarla questa Nidalee, perché contro un Olaf pur sempre cercare aggressioni, soprattutto duelli nell'early game, è molto molto difficile. Olaf, se non riesci a ucciderlo immediatamente, vincerà quasi ogni scontro prolungato, quasi ogni duello prolungato nella giungla. Ma siccome è uno di quei campioni che vuole rimanere a bassi HP quando farma la giungla, cercare di punirlo con un campione che può burstarlo immediatamente, ti vedi a bassi HP, colpisci un giavellotto, quell'Olaf è morto. Quindi potrebbe essere una strategia interessante. Voglio vedere Contrax quindi giocarsela con quel livello di aggressione, altrimenti sicuramente rischi di perdere priorità, soprattutto su un mid game, se nessuno di voi due prende vantaggio, perché Olaf è ben contento di power farmare. Alla fine arriverà Renekton per solo. La risposta immediata per Sunday è il suo Jace. Vedo, non lo so, mi sa un po' di poke comp. La lancio un po' così, mi sa proprio giusto un po' di poke comp. Forse l'unica cosa che va a stonare è proprio quel set, che tra l'altro è un set support, quindi bisogna anche comunque dirlo, perché per quanto ormai non sia più così eclatante, non sempre si vede per appunto un set che piano piano si sta spostando verso la giungla, abbandonando ormai la corsia superiore. Già, e alla fine se ci pensi c'è anche un po' di compensare questa mancanza, perché Jace ha il suo poke a distanza con chiaramente lo Shock Blast, Nidalee i suoi giavellotti, e Syndra può cercare questi sordimenti a lunga distanza. Kalista lancia direttamente set, quindi a compensare la mancanza un pochino di poke dalla distanza di entrambi i campioni. Ma lanci comunque qualcosa. Esatto, questa è una, che sia una spear, una sfera oscura, una lancia, un colpo di cannone di Jace, oppure un set direttamente che ti prende e poi ti risbatte in mezzo al fight. Allora sicuramente sì, questo potenziale di engage a lunga distanza è molto efficace per gli Under Thieves. Ma sono molto interessato a vedere per appunto soprattutto la giungla in questo early game da parte delle due squadre. E voglio tenere d'occhio anche un po' su Ignar, perché Ignar con Rakan è stato abbastanza interessante finora, e ha quella particolarità di andare a buildare sempre la Zonia sul Rakan, il che gli permette di essere ancora più aggressivo, ancora più scellerato quasi nei suoi engage. Quindi sicuramente lo terrò d'occhio nei primi fight da mid game. Signori, siamo finalmente giunti con già prime battaglie. Contrax trova, o meglio, viene trovato da Santorin, molto bravo. Mentre qui tra Sole e Sunday una breve schermaglia su due fronti diametralmente vicini. Alla fine però nulla di fatto, giusto un po' di botte. Devo dire, mi piace vedere Sunday su un Jace. Sunday l'abbiamo visto giocare un po' anche stili che non siano propriamente il carry della squadra in questo split. Abbiamo visto partire con dei game di Ornn che non hanno trovato grande successo, ma anche se sì, Ornn è un campione molto forte, se lo metti nelle mani di un giocatore capace ti può creare veramente tante opportunità. Vedere Sunday tornare su un carry con cui può dominare una corsia e poi dominare una partita è sicuramente un ottimo punto di ripartenza per questi Under Thieves, che l'abbiamo detto 2-6, vediamo il loro score in cima allo schermo. Non è un bel inizio per una squadra che vuole comunque puntare a quel podio, a quell'ingresso anche verso i mondiali. Qui molto bravo Sunday, va a dare visione con il proprio corpo, va anche a dare un po' di fastidio allo stesso Santorin, mentre qui late invade molto late da parte degli Under Thieves con affiancamento su Contrax, che andrà così a prelevare il red buff dalle mani di Santorin nel suo quadrante inferiore della giungla, grazie anche a un assist di Poom e Cody Sun, che tra l'altro Poom partito con quella lente dell'oracolo per andare subito a trovare la ward messa. Qui è stata una breve aggressione, Poom vivo, la rischia grosso, il flash! Ok! Mio Dio, Contrax! Pazzo uomo!
subito lo smite per ottenere un pochino più di teletrasporto. Ma un teletrasporto che va lento, trovano però qui la lancia, potrebbero trovare anche un ottimo controllo, salti avanti, Contrax, doppia uccisione, come non detto, Moonboy sei devastante, wow, vergognati. Wow, è esattamente quello che volevo vedere, è esattamente il livello di aggressione da parte di questa Nidalee che volevo vedere, e non solo vai a pulire una corsia centrale vulnerabile ad una prima aggressione, sfruttando molto bene anche questo ingresso di Ryoma, questa sua prima aggressione. Power of Evil purtroppo si prende tutto in faccia, sfere oscure, giavellotti, e Contrax inizialmente sfugge con questa manciata di HP, ma tramite la rigenerazione della sua pozione, il potenziamento rosso, la sua cura, i Flyquest pensano di chiudergli la strada con questo doppio teletrasporto, ma gli Under Thieves riescono a tirare Santorin abbastanza da non lontano. Permettere a Santorin di avere la via di salvezza facile a fianco del suo mid laner ed essere chiuso. È come se, diciamo sempre, se ti stanno chiudendo gli avversari a tenaglia, il modo più semplice per uscirne è attaccare il lato debole della tenaglia, e Santorin era chiaramente il lato più debole e più vulnerabile. Ancora lì un'altra volta giavellotto, sfera oscura, marea di danni che non ti aspetti, boom, due kill. Tra l'altro anche un ottimo controllo con il disperdi il debole che non gli ha permesso di riutilizzare ancora una volta la sua ascia. Molto bravi. Mi ricordo, guarda, neanche fare la porta. Stamattina stavo guardando uno dei video di League of Legends su un youtuber. Tipo, cosa accadrebbe se dai 5 uccisioni in un minuto a Darius e questa gente qua? E poi mi è uscito fuori, cosa succederebbe se fidassi l'avversario che è una Nidalee? E paradossalmente è quello che sta succedendo. Potremmo vederlo in presa diretta. Perché poi l'ho skippato quel video perché Nidalee non mi attrae, cioè non è nelle mie corde. Però è molto bello, adesso ce l'abbiamo, la possibilità è questa. 2-0, Contrax è in un vantaggio stratosferico. Ora però, cioè, mi piace sempre pensare che chi prende queste uccisioni, il primo sangue, adesso si autoaddossi una sorta di responsabilità, perché hai queste due uccisioni, quindi ora ci si aspetta da te, dal campione, dal player, che si trovi anche un certo, che si snowballi quel vantaggio, che tu riesca a trovare il profitto maggiore. Già, assolutamente, nel caso di Contrax è assolutamente così, perché è una Nidalee, quindi il suo punto di pressione maggiore è questo early game, e se vuoi mantenere questo early game valido ed efficace, devi usarlo bene, devi usare bene queste risorse che ti sono state garantite, che ti sei riuscito a trovare con questi primi inserimenti. Ma devi fare qualcosa. Se continui a... se adesso torna in giungla, farma senza andare a influenzare le corsie, allora è come se non le avessi ottenute quelle due uccisioni, perché andranno a spendersi quelle risorse e non saranno così facilmente utilizzabili nelle fasi anche soltanto centrali di partita. Però mi piace già vedere come Ryoma stesse controllando bene la corsia centrale. Aveva creato un bel freeze costringendo Power of Evil a subire danni, se voleva anche solo cercare di minacciare qualche minion, e l'ha costretto addirittura un recall, dove adesso lo vediamo tornare con la lacca da dama. Teletrasporto top addirittura. Si lancia in avanti, ottimo disperdi di debole, l'ultimo attacco, Sunday. Molto bravi gli Under Thieves, molto molto bravi, molto presenti sulla LAN in questo momento. Bene così per loro. Cosa hanno dato queste squadre da fondo classifico oggi? Tra i Dignitas e gli Under Thieves adesso c'è una aggressione, c'è una proattività in questo early game che veramente fa impallidire. Siamo al quinto minuto, abbiamo già visto tre azioni proattive quasi da parte degli Under Thieves. Il primo invade immediato dove Contrax prende il rosso del suo avversario, quel dive praticamente sulla corsia centrale perché Contrax è scappato da dietro la torre, e adesso questo teletrasporto top per il dive ancora una volta, che porta gli Under Thieves a un netto vantaggio, 1500 gold in più dei loro avversari. Non siamo nemmeno al sesto minuto. Già. Adesso con un certo vantaggio per gli stessi Under Thieves, con Contrax ancora lì sul limitare, vorrebbe aggredire, vorrebbe trovare questi giavellotti che gli darebbero sicuramente un vantaggio non di meno indifferente. E da lì quasi sembra nel caso ci sia un... Disperdi il debole, outplay il giavellotto! Non l'avrebbe ucciso probabilmente, ma poco ci mancava. Santorin deve stare molto attento perché livello 5 ancora rischi contro avversari del genere. Se arriva un altro stordimento da parte di Ryoma, quella non è una situazione in cui vuoi trovarti. Ma ancora una volta gli Under Thieves mostrano molto bene il loro potenziale su questa corsia centrale, minacciando gli avversari, schiacciandoli sotto torre, costringendoli a dover rispettarli. Ecco, questa è forse la cosa maggiore. Ma Power of Evil non ci sta. C'è l'ustione, un ottimo disperdi il debole, riesce a mantenere le distanze. È un vero peccato perché per Power Evil bastava veramente poco. Già. Qualche autoattacco e poi quell'ustione. Eccola qua che lei, come no. Scusami. chiedo venia. È fatto. Detto fatto, come recitava giustamente il buon Madman e Jamie Tights, povero Ryoma,
c'era poco da fare per lui. Addirittura flash ormai non utilizzabile. Powerable impegna il suo, se non altro diciamo che con quel poco di HP hai dovuto far impegnare quel flash. Occhio però botlane. Se inferiore, facce sfasciate, Ignar però molto semplice per lui andarsi a ricongiungere con Mesh per Contrax ancora una volta, niente. Ed è un peccato perché sta aggredendo, stanno ottenendo pressione, ma questo non scaturisce in nulla ed è ottimo per Santorin che nel frattempo sta power farmando. Sì, questo è vero, Santorin si sta comunque mantenendo con un buon ritmo di farm, magari gli oggetti sono quelli, meno male. Sì, ma manca soltanto un pochino di presenza, alla fine con Olaf vuoi comunque diventare più resistente, non sono necessariamente esatto. Queste le fasi di gioco in cui vuoi ancora metterti in gioco. Per Nidalee c'è un po' quella responsabilità in più e quelle due uccisioni si sono arrivate. Adesso non abbiamo viste traslarsi direttamente in molti altri punti di pressione, se non questo primo drago, ma Sunday, un'ottima aggressione, okay. Va ad aggredirlo pesantemente. C'è quasi come cercare di baitare il suo Dominus. Sì, c'è da notare tra l'altro che Sunday non ha una runa da combattimento, ha lo scatto fasico, quindi quando va a cercare questi trade back anche prolungati, prolungando lo scontro solo, dovrebbe essere quello avvantaggiato dalla sua scelta di rune, ma il modo in cui Sunday continua a rispondere all'aggressione, approfittandosi molto bene dei cooldown avversari, va veramente a dimostrare l'abilità di questo giocatore. Infatti qui lo vediamo ancora una volta, molto bravo, qui parte prima il Dominus e poi la W, e Ignara però è lì vicino. Un'ottima aggressione, giustamente vai su la parte più debole. Santorin in avvicinamento, trova nel rallentamento. Pum però è pronto ad aggredire i nemici. Parte con la propria Q, velocità di movimento, arriva il buff rosso su di lui. Lustone rosso ad aggredirlo. Su solo lo sfinimento, lo sbarramento arcano. Mistico che va con battere Contrax in avanti con il proprio flash. Rischio grosso, addirittura parte qui il potere senza limiti da parte di Rayoma. Un giavellotto infinito che per poco non coglie Minion Santorin. Guerra su tutti i fronti, questa è guerra di quartiere. Quante spell saranno partite? Non lo so neanche. Un 4 contro 4 che non vede nessuna morte alla fine. Molti membri dei Flycos riescono a fuggire in vinti di vita. Flash, ottima shockwave, shutdown. Poi qui un doppio lock up. Shock blast per la parte di Sunday. Gli ambedue tra il mid e la top fanno sentire i loro danni alla distanza. Boom! Costretto a quella massima intenzione della Greta per poter aggredire ancora una volta gli aggressori con quei pugni nelle mani. Powerable per poco non trova un'altra seconda uccisione. Ma molto, wow, che partita! Molto buono per Powerable questo shutdown su Contrax. Quelli sono gold veramente, veramente gustosi nelle tasche di questo Rihanna. E molto bravo anche Sunday a riuscire ad assicurarsi quel colpo di grazia sul suo avversario di corsia, tra l'altro. Quindi un 2-0-0 adesso per questo Jace, che lo vede decisamente comodo. Rivediamo ancora una volta queste fasi finali dell'azione, perché sono stati bravi qua i FlyQuest a cogliere un po' gli Under Thieves in fallo mentre cercava di fuggire. C'è ancora quel lume che dà visione davanti alla tana del messaggero. Gli Under Thieves se ne rendono conto, infatti i Contrax cercano una via di fuga attraverso il muro del messaggero trasformandosi, ma non fa in tempo perché solo è immediatamente sul posto con il flash, lo stordimento, un sacco di danni. Questo basta per dare un'uccisione a Powerable, purtroppo non per fuggire dopo quell'uccisione. Quindi Under Thieves mantengono pur sempre un leggero distacco, questa volta vero. Non così netto come in precedenza, ma siamo sempre 4 kill a 2, siamo sempre kill nelle tasche di chi ne ha bisogno, 2 su Jace, 2 su Nidalee, ma dall'altro lato già quelle due uccisioni nelle tasche di Powerable fanno un po' impensierire adesso pure questo messaggero raccolto da Santorin. I FlyQuest stanno iniziando a risalire la china. Molto, molto bravi FlyQuest in ogni caso a rispondere in un modo che comunque li vede adesso in possesso del messaggero, per l'appunto. Quindi ci sono ancora quei 4 minuti, 3 minuti ormai a breve, per poter farne un buon uso sulle placcature. Sarebbe anche un buon modo per recuperare piano piano. Powerable però deve stare molto attento. Pum e Contrax sono lì vicino, pronti ad aggredirlo. Ma alla fine nulla di fatto. Powerable veloce pulizia della wave per poi andare verso la propria torre e ritirarsi in questo modo. Deve stare un pochino attento, sì, Powerable, anche perché adesso, ora come ora, proprio non hai il flash come summon e spell, soltanto la spettralità presa dal libro di incantesimi non sigillato, quindi qualora deve esserci un'aggressione fulminea, non ha proprio l'immediata via di fuga, mettiamola così. C'è da dire che per appunto i FlyQuest stanno ritrovando la loro via all'interno di questa partita. Abbiamo visto prima un po' la distribuzione anche in gold, il fatto che Powerable sia praticamente lì al secondo posto, dietro soltanto a Contrax, che chiaramente con quelle due uccisioni, tra cui il primo sangue, è partito alla grande. È una buona promessa, diciamo così, per i FlyQuest. Ottimo qui il trade per Solo.
Questi sono i trade che dovrebbero effettivamente favorirlo, ma qui molto bravo Sunday a ricacciarlo via, grazie anche comunque all'ottenimento di quello scatto iniziale dello scatto fasico. Si può concedere un po' di aggressione iniziale. Sì, appunto, deve stare attento a non concedere troppo spazio al suo avversario, perché nel momento in cui Jace è libero di muoversi liberamente e fare i danni dalle distanze che vuole, allora è molto difficile per Renekton rispondere a quelle aggressioni, ma molto bravo solo a trovare il momento giusto per lanciarsi sul bersaglio, sfidarlo nel corpo a corpo, trovare quindi quei danni e permettersi di trovare un trade, anche se non nettamente favorevole, buono contro un avversario difficile da affrontare. Invocazione del messaggero, due semplici placcature che vanno nelle tasche di Power Evil. Una semplice aggressione che tra l'altro non dà neanche lo spazio necessario per poter aggredire quel secondo drago della montagna. Vediamo per esempio che l'avanzamento sui draghi procede molto rilento in questa partita rispetto a un game precedente. Questo perché entrambe le squadre sono molto attente a questo quadrante inferiore di mappa. È un po' che vediamo Contrax e Puma girarsi in coppia fissa praticamente su questa zona. Anche Santorin sta tenendo ben d'occhio i movimenti avversari, quindi non c'è mai un'opportunità per uno di questi team di lanciarsi sull'obiettivo senza che gli altri siano pronti per contestare quasi anche immediatamente l'azione. Cody-san, charmato, entrata dell'eroe da parte, aspettava da parte di Ignar, trova il knock-up, trova lo charm, arriva anche Santorin, gli ultimi attacchi, nonostante il cutting da parte di quest'ultimo, la bruciatura per Santorin, facile uccisione, molto bravo Ignar però. Un ingresso un po' sfortunato qua per Cody-san, che ha accecato il cespuglio sbagliato. Ignar lo aspettava nelle ombre da un po' di tempo. Bei danni. Buoni danni, ma nulla che potrebbe effettivamente impensierire l'avversario. Rayom è addirittura in un teletrasporto fin troppo arrogante ed aggressivo. Dentro con Power Evil, con la Shockwave, rischia grossi danni, ma alla fine per Mesh sarà facile andare a chiudere. Poi qui addirittura su Ragnarok per ottenere l'inarrestabilità da parte di Santorin, evitare quindi quei rallentamenti, quei primi danni molto, molto brevi ancora una volta i FlyQuest. Sunday cerca un po' di salvare l'azione sul suo teletrasporto, sul suo reinserimento, ma non è facile, se non altro i FlyQuest con poca vita, ormai tutte le risorse utilizzate, non potranno facilmente contestare questo obiettivo. Quindi gli Andre Thieves possono portarsi sul loro secondo drago, ma è un secondo drago che sa un po' di premio di consolazione, perché con quelle due uccisioni concesse al team avversario, il gold è stato riportato alla parità, con un leggerissimo vantaggio per gli Andre Thieves. Ma vediamo solo tranquillo soletto sulla corsia superiore mettere pressione su una torre che potrebbe anche presto cadere, visto che le placature non sono più lì a difenderla. E adesso rivediamo ancora una volta l'azione. Cody-san purtroppo sì, un face check un po' sfortunato. Ignar molto bravo a rifugiarsi, permettere agli avversari di entrare. Mesh anche ottimo con la sua setup di W più suprema, e purtroppo anche il flash di Cody-san va semplicemente a schiantarsi sul muro, quindi niente che possa portarlo in salvo. E anche in quel caso Santorin, tutte le precauzioni, aveva lanciato un'ascia oltre il muro per cercare di coglierla di chiare avversario su una possibile via di fuga. Ancora una volta, bravi qui FlyQuest, forse un po' meno attenti gli Andre Thieves a seguire i movimenti degli avversari, con anche dei teletrasporti un po' discutibili comunque. È vero, vorresti tagliare la strada, ma se sono in maggior numero e sono loro poi a girarsi verso di te. Già, nel frattempo però sono stati gli Andre Thieves a prendere la prima torre, e mentre solo non è riuscito a battere quella sulla corsia superiore prima del ritorno di Sunday. Questo riporta nuovamente gli Andre Thieves in un leggero vantaggio in gold. Sono quelle 600, circa 700 unità d'oro che vanno a dare nuovamente loro il favore. E se guardiamo un pochino anche di inventario, ormai vediamo oggetti iniziare a completarsi. Rayoma è andato per il GLP come primo oggetto, quindi questa volta non vuole avere quei danni immediati, preferisce quasi più fornire un pochino più di controllo, di utility alla sua squadra. E giustamente abbiamo detto, molti dei loro compagni di squadra, i suoi compagni di squadra si affidano su skillshot. Rallentare un avversario con quel GLP significa rendere molto più facile il lavoro di Contrax, che deve colpire il giavellotto sul bersaglio giusto, o di Sunday con la Shock Blast alla distanza. Vedremo in ogni caso con quello che a breve sarà la contesa per il secondo messaggero. Contrax in fuga. Molto bravi qui FlyQuest a mantenere un certo ordine di visione, per quanto ci siano alcuni lumi, non vanno al di là di alcuni cespugli. Sembra che gli Andre Thieves non abbiano molta volontà di andare a contestare questo obiettivo. Un obiettivo che non detengono controllo di visione. I FlyQuest hanno trovato un buon setup attorno ad esso, quindi non vogliono nemmeno rischiare da questo punto di vista. È un messaggero, puoi cercare di limitare un po' la sua efficienza. Hanno già quell'iniziale vantaggio in strutture e
non hanno, diciamo, paura, a quanto pare, che i FlyQuest possano sfruttarlo per riprenderselo. Anche perché, un po' come abbiamo visto nel corso delle prime fasi di partita, è proprio Evil quello di tenere la maggior parte delle risorse. Quindi se vuoi cercare di agire attraverso la corsia centrale, ancora una volta attraverso Power of Evil, ci sarà una via d'ingresso ben telefonata, dove magari anche andare a utilizzare quel messaggero o cercare un'ulteriore aggressione. Più che altro adesso bisognerà vedere per i FlyQuest come vorranno, se non ha qui cercare, abbiamo un'aggressione dentro anche quel GLP, il potere senza limiti con abbastanza sfere, ma oh! Holy moly, come non detto, magari il potere senza limiti non bastava, ma lo shock blast dalla distanza di Jace basta e avanza. Eh già, con tutte quelle sfere che sono volate in faccia a Power of Evil, Sunday dice oh, ne manca una. E wow, Sunday bravissimo qua, un'altra uccisione dalla sua, 3-0-0 adesso con questo Jace. Una bella mana oscura già completata e anche un po' di letalità nel suo inventario, che male sicuramente non fa. Contro questi avversari riuscire a colpirla colpire uno shock su Ezreal o su Orianna significa, beh, quello, incassare un bello shutdown, un po' di gold e minacciare concretamente uno dei maggiori carry lato avversario. Ben fatto, anche se Ryoma su quella prima aggressione ha un po' mancato lo stordimento, non ha trovato i controlli giusti. I danni bastavano e l'ingresso di Sunday ha firmato la pratica. Molto molto breve ancora una volta. Ed è un po' effettivamente le due composizioni, una poke comp per gli Ender Thieves, mentre invece dall'altro lato i FlyQuest hanno bisogno di un pochino più di tempo per poter entrare nel vivo del teamfight. Già, assolutamente. Ed è una composizione un pochino adesso scomoda da eseguire, sia perché Santorin purtroppo non ha trovato grandi risorse nell'early game e non ha potuto creare magari quello snowball da carry Olaf che vorresti, quindi deve ripiegare sul ruolo un pochino più di tank, un pochino più resistente, e questo vuol dire non essere nemmeno così minaccioso su alcuni dei carry avversari, fare molto affidamento sui tuoi di carry. Santorin cerca di inserimento, Contrax molto aggressivo, entra e esci, poi alla fine veloce guarigione. Poi le aggressioni che si spendono per l'uno o per l'altro team, evocazione per poco. Niente per... Ah no, ok. Per poco non era stato interrotto. Già, veramente... Nanosecondi. Pensavo l'avesse interrotto. Eh sì, anch'io. Vediamo se riesco a provare. Nanosecondi. Ah, per poco. FlyQuest trovano così la loro seconda torre grazie a quella capocciata. Ci è mancato veramente un soffio. Come prima. Un mezzo miracolo che i FlyQuest siano riusciti a prendere questa torre, ma... molto bravi anche gli Ender Thieves adesso a respingere un po' l'aggressione. Bisogna stare attenti perché gli skill shot che arrivano dalla distanza sono veramente una marea tra gli temibili. E sì, ce ne sono due che fanno molti danni tra il giavellato di Contrax e lo Shock Blast di Sunday. Ma il terzo, il disperdi di debole di Ryoma, anche se magari non fa tutti quei danni, ti stunna e quindi garantisce che gli altri due ti colpiscono. Quindi sono dei danni che arrivano praticamente in seconda ondata. FlyQuest devono stare molto attenti sulla contesa degli obiettivi, sugli assedi. Sì. Attorno a questo drago ancora una volta una lotta per una landa oceanica. Diventa pericoloso avvicinarsi nel modo giusto. Di certo avrebbe comodo il FlyQuest. Oh. Ottima Shock Blast, Santorin si lancia dentro. Ottimo lo sbarramento energetico, solo rischia grosso. Alla fine troveranno comunque il primo drago. Poi ancora una volta Santorin, doppia uccisione per lui. Pezzo forte per Pum per cercare di fuggire. Grinta da vendere, ma non basta. Un'altra uccisione questa volta per Mesh. I FlyQuest sono tornati alla grandissima. Quasi in vantaggio, quasi in parità di gold lead addirittura. Wow, questo è stato veramente ottimo per i FlyQuest. Una fantastica shockwave di Power of Evil, un ottimo inserimento che elimina subito Ryoma, togliendo una forte fonte di danno avversario immediatamente dalla contesa. Drago che viene rubato da Santorin approfittando del fatto che Contrax deve fuggire in fin di vita e non ci sono più abbastanza danni, perché gli Ender Thieves i danni li fanno prevalentemente prima del fight, non quando il fight scoppia in sé per sé. Qua possiamo rivedere ancora una volta Power of Evil molto bravo a trovare il bersaglio giusto nel momento giusto. Contrax in fuga, Kodisan in fuga, Pum e Sunday che non riescono a trovare un modo giusto per inserirsi nel fight. E anche se quella prima uccisione su Renekton arriva, devi cedere un drago, devi cedere kill a destra e a manca. Ender Thieves purtroppo qua una piccola battuta al resto e torniamo in parità quasi totale con i FlyQuest, che ancora una volta fanno il passo giusto per riprendersi in un momento di svantaggio. E questo ovviamente adesso permette ancora una volta ai FlyQuest di rimanere in vita. Ormai mancano 100 unità d'oro a quello che è la parità totale sulla gold lead.
Questo sì che è una ripresa, ancora una volta Guardian tra Mesh e Power of Evil, sono loro che stanno mantenendo giustamente vive le speranze per questi FlyQuest. Già, anche perché Power of Evil era partito la grande con quelle prime uccisioni, ma Mesh adesso ha subito recuperato, ha subito ripreso quel segmento. 2-0-2, due oggetti già completati, un terzo, quella lama delle rovine che arriverà presto, mentre Power of Evil dalla sua già con un copricapo di Rabadon come secondo oggetto, perché... beh, il vantaggio l'ha trovato e vuole sicuramente dimostrarlo. I danni di questo Rihanna si sentono nei teamfight. Assolutamente. Adesso con 3 minuti al prossimo drago per cercare anche la parità. Draghi che ovviamente arriveranno verso minutaggi sempre più tardivi. Questo potrebbe essere ottimo per gli Undertips tanto quanto i FlyQuest. Già, purtroppo gli Undertips avrebbero tanto voluto cercare di fare quella corsa verso l'anima, ma... FlyQuest sono stati molto bravi ad arrestare un pochino questo avanzamento, il che vuol dire allungare un po' l'orologio biologico della partita. Oh, è sì. Un'altra cosa che gli altri teams odiano, perché la loro composizione è molto incentrata sulle fasi iniziali e sull'early e sul mid game, soprattutto ai momenti in cui questo Jace, questa Syndra, persino questa Kalista e Nidalee sono più efficaci. Ma più si andrà avanti nella partita, più Ezreal, più Orianna diventeranno pericolosi, e già adesso stanno iniziando ad avere una presenza non indifferente. Quindi finché i FlyQuest riescono a bloccare e respingere al mittente i tentativi di aggressione che gli Undertips cercano di proporre, sono messi alla grande. Adesso hanno addirittura superato i loro avversari in uccisioni, anche se a livello di gold lead siamo ancora con un leggero distacco a favore degli avversari, ma non è una situazione che durerà per sempre. Anzi, se i FlyQuest riescono a mantenere uno svantaggio così leggero, sono contentissimi. Intanto qui vediamo Sunny e Contrax che... attendo nel momento migliore per aggredire solo. Però, al di là di tutto, solo giocatore molto capace, abituato anche a situazioni di 2v1, continuo, perpetuo, se ti ricordi addirittura con lo Spring Split dove non gli lasciavano un attimo di respiro. E infatti non si avventura più di tanto. D'altronde la sua vera utilità un po' all'Aatrox si rivela poi nel teamfight con quel Dominus, la regenerazione di HP e quei controlli che può comunque mettere a segno. Oh, Cody Sun, stai attento. Rischio grosso. Qui è entrato di tronfalle per poco che non viene trovato da Ignar. Un OK sicuramente che avrebbe permesso poi a Mesh di poter fin da subito ottenere un ottimo flusso energetico e colpo mistico, quindi WQ immediata che permetterebbe poi di massimizzare i danni. Grande Santorin, rischio. Molto aggressivo, va avanti. Ah! Qui arriva, toccata e fuga. Arriva anche la... le catenetto e poi la toccata e fuga per permettere un'uccisione facile con entrata trionfale in no cap. Bravi ancora una volta qui FlyQuest ad approfittarsi un po' anche del momento di disorientamento da parte di Ryoma. Già, assolutamente. Sunday adesso volta, inseguito, guardali. Addirittura. FlyQuest hanno ripreso alla grande con confidence. Sono un po' con... dei tori con la bandiera. Assolutamente, stanno scalpitando per terra, non vedono l'ora di partire all'aggressione, ma devono stare attenti perché Sunday pur sempre i danni li fa. Attenzione però su Mesh, si riversano i danni, guarda Sunday come okay. Corre! Scatto fatico dalla sua, shutdown ottenuto, si lancia in avanti col Berserk, bravissimo però qui con Disana, arrivare con il pop-up delle lance, trovano così un ottimo ingresso. E guarda ancora Sunday, questa volta su Ignar, entrata... toccata e fuga non disponibile, arriva l'entrata trofale per fuggire la tana Mabecchi, mentre qui Ryoma viene trasporto, GLP, chi più ne ha, disperde il debole, potere senza limiti, shutdown che si va ad abbattere sul povero Santorin, doppia uccisione, ancora una volta però sono quindi gli Undertips a trovarsi in vantaggio, pazzesco! Wow. Fight veramente ben giocato da parte degli Undertips e questo gli permette adesso una doppia dispersione su entrambi gli obiettivi. Sia Drago che Baron sono alla loro portata. La vera domanda adesso non è cosa è successo a queste squadre di fondo classifica, ma cosa è successo a Red Side. Perché ancora questi, come nella partita dei primi, Dignitas, ottima gestione del teamfight. Prendono il Drago e vanno al Barone. Già. E sono sul suo point. Cosa sta succedendo, Moon? Assolutamente. Cosa sta succedendo? Di contestare. Molto bravi. Paurivole è arrivato in teletrasporto, ma non so se vuole veramente avvicinarsi. Niente da fare. Questo Baron è andato. Mia opinione comunque, Sunday ha svoltato il teamfight e qui lo rivediamo. Sunday, come un pazzo. Sunday, dopo essersi visto momentaneamente inseguito, ha deciso di tirare dritto. Ha visto un obiettivo e non ha staccato gli occhi da lui. Ed era Mesh. Mesh forse addirittura un po' troppo disposto a voler dare il colpo di grazia all'autore. Sunday l'ha direttamente inseguito nel fight per dargli la martellata finale. L'ingresso di Boom è stato buono perché ha separato Power Evil dal resto della sua squadra. E una volta eliminati due carry c'è ben poco che i FlyQuest possano fare. E la ciliegina sulla torta però è stato Ryoma che respawna dopo essere stato ucciso in precedenza. Teletrasporto per andare a tagliare la strada di Santorin e solo in fuga. Un doppio stordimento e un doppio rallentamento veramente perfetti. E garantisce queste ultime due uccisioni per chiudere il teamfight in maniera veramente eccelsa.
Under Thieves che hanno saputo utilizzare benissimo le risorse a loro disposizione per cogliere una volta i FlyQuest veramente di sorpresa. E se prima dicevamo guarda Power Evil, guarda Match quanti danni hanno fatto, adesso sono stati rimossi immediatamente dal fight. La loro presenza è praticamente nulla. Già, molto bravi ancora una volta qui Under Thieves a rispondere come si deve ai FlyQuest. E adesso Soul Point è in mano del barone. Questi Under Thieves hanno una pressione sulle torri, sull'assedio, su tutto quello che vogliono fare, veramente enorme. Addirittura Cody Sun è da solo in corsia superiore a split pushare e si prenderà la torre interna completamente da solo. Già, l'unica fortuna tra virgolette è per l'appunto quella corsia centrale che ancora resiste. Per i FlyQuest questa è l'unica consolazione, perché sta se non altro tenendo un po' a bada gli Under Thieves. Questo è vero, ma da un certo punto di vista anche cercare di difendere questa torre significa stare molto lontani dal resto della mappa e quindi non poter facilmente anche magari ruotare su una corsia superiore per difendere una torre dell'invitore. Come è successo con i Sun. Quindi sì, è una torre che stai mantenendo in vita, sono gol che non stai lasciando al tuo avversario, ma è anche una posizione di mappa molto rischiosa da voler difendere. Va bene, è caduta, perché okay. Ci sono un sacco di flank possibili e quelle torri, le torri interne nelle corsie laterali sono quelle un pochino più pericolose, quella che vediamo ancora in piedi soltanto nella corsia inferiore, perché quelle sì che offrono opportunità di flanking, aggressione e di tagliarti fuori appena fuori dalle mura della tua stessa base. Già. Cody Sun sulle torri dell'inibitore addirittura. Cody Sun ha deciso di split push, ha capito che non è più compito suo. Si va di split push, nuova vita. C'è anche una buona nota che piano piano si potrebbe dirigere verso la corsia inferiore. Vedremo in ogni caso se vorranno accompagnarla. Mancano 30 secondi, quindi immagino che questa sarà l'ultima aggressione con un 4-1 per poi semplicemente mollare il colpo. Sì, bravi FlyQuest un po' a difendere questa torre dell'inibitore, stare anche fuori dalla loro base per bloccare l'ondata immediatamente, minacciare un po' anche lì gli Under Thieves di un'eventuale chiusura, di un eventuale collapse. La corsia centrale sarà difesa da Power Evil, che non vede molti avversari davanti a sé, quindi può facilmente andare a pulire anche questa ondata. Però sì, piano piano si stava accumulando un'ondata sulla corsia inferiore che non potrà essere sfruttata alla perfezione, visto che gli Under Thieves hanno deciso di approfittare degli ultimi secondi di quella mano del barone per tornare rapidamente in base, spendere i loro soldi e adesso presentarsi. Tra un minuto e mezzo ci sarà quel drago che potenzialmente potrebbe essere la loro anima dell'oceano. E sono ben messi per contestarlo, fatelo dire. 3,5 oggetti su Sam, anzi sono praticamente guardavo due metà, proprio quelli, perché tra poco basta soltanto il costo della ricetta e ci sarà un bel memento mori sul quarto oggetto per questo Jace. Ha già due componenti, esatto. Una taglia di 700 gol sulla testa di questo Sunday fa capire quanto sia pesante il suo contributo all'interno di questa partita. Come giustamente stavamo dicendo, questo Jace è un qualcosa che soltanto in America ha sempre avuto questo suo pocket pick, diciamo, no? E viene ed è disposto a giocarlo soprattutto i player che ne hanno la maggiore esperienza su un campione del genere. Ed è sempre stato un campione molto rischioso anche da utilizzare, perché richiede appunto un'abilità molto, molto grande per non perdere priorità nelle fasi centrale di gioco, perché sì, puoi usare il suo potenziale da bullo di corsia per giocare un buon early game, ma poi nel mid game, nel late game soprattutto, cosa fai? Riuscirai ad apportare comunque vantaggio alla tua squadra? Sunday è un giocatore che sa farlo e Mesh è pronto a testimoniarlo. Ottima divisione qui, i FlyQuest sono costretti un po' a retrocedere adesso se non vogliono essere schiacciati dalla pressione e della priorità che stanno acquisendo gli Under Thieves in corsia centrale, alla quale però subito solo e Mesh vanno a rispondere. Con tutti questi lumi per i FlyQuest, anche soltanto pulirli tutti ci vorrà un po' e permetterà quindi di colpire tutti questi... Oh, Ignar è nei guai. Oh, sì. Adesso non puoi ingaggiare facilmente, hai quella zona. Deve tornarsene. Se ti vedono arrivare dalla distanza, o peggio ancora, se ti arriva un giavellotto in faccia, quella è la fine, amico mio. Già, e infatti qui Ignar adesso sarà probabilmente costretto a retrocedere, a meno che non voglia mantenersi e cercare di rigenerare col tempo un po' di vitalità. E dopo però qui Cody Sun sta piano piano inserendo quante più lance possibili. Contrax però deve essere lì vicino, 2500 HP, 2000 HP, si lancia dentro, ottimo Ignar, toccata in fuga, ottimo il knock-up, lo shutdown arriva, il pezzo forte però su Power Evil, facce sfasciate, il drago ancora lì, 2000 HP, Santorini in fin di vita, dall'altra parte solo contro Contrax, gli ultimate attacchi, Contrax, alla fine verrà lasciato a sé, arriva, Unstoppable, Sunday, buongiorno ragazzi. Colpo di pull per Mesh, non basta, addirittura sarà la stessa Kalisa di Cody Sun a strappare e lacerare l'anima a quello che è l'anima del drago oceanico per la seconda volta in questo secondo match per gli Under Thieves, che
partita e che team, signori. Già, ancora una volta il fight arriva nel momento giusto. Power Evil preso fuori posizione ed eliminato. E Power Evil, l'abbiamo detto, è una fetta importantissima di questi Fly. Questa Mesh ha cercato l'aggressione e con il suo Ezreal deve essere un po' il carry secondario, anzi addirittura adesso potrebbe diventare il carry primario di questa squadra, perché Power Evil viene continuamente bloccato, isolato, reso quasi inutile dall'azione dei suoi avversari. Gli Under Thieves si stanno muovendo alla stragrande. E ora è tempo di Barone ancora una volta. Staremo a vedere se riusciranno questa volta i FlyQuest a rispondere in qualche modo. Certo, hanno il drago dell'oceano nelle mani nemiche, non è qualcosa con cui vorresti andare a rispondere. E tra 5 minuti c'è un drago maggiore. Dubito che arriveremo fino a quel minutaggio, qualora gli Andresi decidano ovviamente di premere l'acceleratore su quello che sembra essere il momentum migliore per loro, la finestra d'apertura migliore. Temo di sì. Temo che questa sarà un'anima sfruttata per prendersi anche questo Baron e poi magari un altro teamfight. Sunday, trova Power Evil, gli ultimi danni, guarda l'ingresso, bellissimo flash, manca poco, ma qui la toccata e fuga potrebbe cercare. Per poco comunque Power Evil non trova l'inserimento necessario, solo arriverà su Sunday, ottimo stun che però non va a segno, gli ultimi attacchi potrebbero bastare, shutdown con Rezzel Dominus, l'inserimento ora di tutto il team, triplo uccisione per Kali-San, questa Kalista è on fire, adesso con queste tre uccisioni potrebbero anche andare verso il push finale. Sono ormai 40 secondi l'uno, addirittura 45 per solo. Li ho visti voltarsi verso il Baron e poi girare immediatamente la faccia. Questo vuol dire Under Thieves vogliono andare alla chiusura. Possono farlo, potere senza limiti, ottima stasi, ma Contrax è lì pronto insieme alle altre sfere oscure. Poco serve quell'entrata di Ronfale con il knock-up per allontanarsi. Santorin unico su Perside. Doppia incisione, carneficina! E gli Under Thieves finalmente traendo la loro terza vittoria proprio contro i FlyQuest, e questo mette tutto in discussione, perché adesso per i FlyQuest la vetta, la top 4 è sempre più lontana. Cadono le due torri e adesso cadrà anche il Nexus. GG Under Thieves. Wow! Vittoria inaspettata dopo vittoria inaspettata. Mio Dio! Complimenti, Under Thieves, un'altra importante vittoria. FlyQuest che quindi con questa sconfitta vanno a concludere la loro prima metà dello split 5-4, molto al di sotto delle aspettative da un team che era in finale giusto lo scorso split. Che partita, wow, nulla da dire, sono estasiato, davvero molto molto bravi Under Thieves. Ma ripeto, cosa è successo a questo Red Side? Perché stanno giocando in maniera incredibile, wow, cioè, vedremo, perché Red Side è anche TSM, occhio, non è vero, non lo sappiamo se è Red Side, possiamo immaginarlo in realtà, credo, quando sono così è... No, non dovrebbe essere anche l'ordine del sale. Infatti, idea. Non ne abbiamo assolutamente idea. Ma signori, giustamente queste erano le due partite trasmesse in differita nel Friday Night League, ovvero ieri notte, venerdì. Ora però è il momento di portarci verso la serata, quella clou. È il momento del primo, la porta principale, o forse il dolce a questo punto. In ogni caso, come sempre, una piccolissima pausa per poi tornare con il vivo dell'azione, la trasmissione di LCS, il campionato nordamericano. Da tra poco.